Yo! Terribile notizia! Siamo tornati su Lunch Lady! No! Perché sì, sei rinchiuso di posso nuovo credere, qui? Perché? Ruba le 10 pagine e scappa dalla scuola per non morire preso dalla terribile Lunch Lady! Mi ricordo qui dentro! Sì, allora vediamo! Oddio, già mi sta venendo il panico! Quanto è buio, là! Mio Dio, non farlo! Ah, fermo, che succede? Cosa ho fatto? È tutto buggato, sembri un tacchino scuoiato, fermati! Poi tu... Chi sei tu, Anna? Questa sono cosa? Anna, certo che sono Anna! Mamma mia, non fare così! Così non lo dovete fare, è terribile! Perché no? Perché si bugga tutto! Allora, venite con me! Dobbiamo stare attenti perché in giro per la scuola c'è la terribile donnina del pranzo, che è molto oddio, cattiva. Oddio, noi ti seguiamo, ma attento, sì, non ci portare allora, dalla donnina! Regola numero uno, come al solito, spegnete quelle cacchio di luci! No. Laia, no, ma non vediamo un cavolo! Non mi interessa! Oh, io, silenzio, venite nulla con me, se no non vedo nulla! Ma io non vedo niente, se vedo la Lunch Lady! Lancia Lady, allora lancia Lady! Laia, fermo! Laia, cosa senti? Oh! Cos'è? È già lei? I passi. Sono Lion? I passi della Lunch Lady, quella donna. Mi sa che è dietro di te, Lion! La bella donnona, mi piace, Lion? Mi ingrifa! Dov'è? Oh, cosa ci c'è fai oggi? Accendere la luce, ti prego? No, aspetta, non vedo nulla! Ma c'è la luce! No, no! Don Grida, non c'è niente! Fermi! Qua, venite c'è, con me! Ti giuro entriamo, che c'è. Entriamo qui in questa camera, ok? Mi sono persa nel buio! No, che cacchio! No, accendi la luce se ti sei persa, se sei sola! Vieni! Qui dentro! Qui dentro, entriamo! Chiudete la porta! Chiudete la porta! Accende la luce! Chiudete! No! Chiudete la porta! No, oh, chiusa! Adesso mi arrabbio, eh! Adesso mi arrabbio! Allora, stai, non lo fare! No, dai! Allora. Non c'è niente che non va. C'è la Lunch Lady, che è una bella donnona, bella grossa, tutta corpulenta. Scappa! Quella bella donna! Una bella donna! Ok, vai Anna, vai, vai, vai. Scappiamo, 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 scappiamo. Dritta di qua, dritta, ma smetti di seguire. Non vedo niente, non vedo niente. Ha smesso, ha smesso, ha smesso. Infiliamoci dentro una camera. No, qui c'è la caffetteria, qua dentro, qua dentro. Infilatevi qua dentro, chiudete la porta. No, Anna, suca, Anna, suca. No, Anna è stata raccagnata dalla Wrach Lady, porca miseria. Lion, Lion, è un piccolo cieco. Ma possiamo salvare Anna? Sì, sì. Lion, Lion, corri, questa ci prende. Dobbiamo trovare il medikit. Oh! No! Che brutta. No, amici. Come faccio? Lion, ti salvo io, cosa faccio? Sì, salvami, my friend, te ne prego. Ok, devo ok, ho ma anche Lion, Alex è per terra. Sì, sono tutti qua, andiamo. Anna, oddio, anche oddio. Anna devi salvare, cioè Alex no. Però, Lion, non posso salvare solo te, mi dispiace. Salva prima Lion. Salva prima. No, è morta, che c'è, dai. Vedi, ci devi far tenere la luce accesa. Oh, che schifo. Vabbè, proviamo again, perché questa volta è stata così. Ok, molto bene. Adesso stiamo uniti, non come prima. Dobbiamo che essere Anna... silenziosi, Lion, così non ci serve. Lion, quella è bloccata, però. Cominciamo con l'andare nelle porte che possiamo aprire. Missione numero uno, uomo. Trovare un medkit, perché se ti agguanta tu ti sguanti col medkit. Okay. Quindi troviamolo. Ok, comunque, ragazzi, dei commenti, che vi voglio molto bene e anche voi dovete darmi un bacio. Quindi mettete le emoji di un bacio nei commenti subito ora. Anch'io sono dei commenti. Anche tu, sì. Quindi, oltre il bacio, dovete ricordare che voi ora... Vedete nel video bello luminoso, perché io con le mie super tecniche di post produzione pazzesco, allora vi ho messo che si vede bene. Ma noi non vediamo niente. È niente. Buio pesto. Si vede nulla, cioè vi giuro, io vedo da qui allo scaffale. Non c'è nulla, tipo medikit o pagine. Di là non vedo nulla, non so cosa c'è. Dai, vedo... Ho un problema con la vista, non vedo manco te tra poco. Venite, venite, qui è tutto bellissimo. No, dai, non la le porte. È lì dritta. È lì dritta, vedi? Sta arrivando. No, non la vedo, non la vedo. Sì, c'è la sua aura tutta rossa. Ma come fai a vederla? Ma io non vedo nulla. Laggiù, laggiù! È lì in fondo, guarda meglio. Ah, forse la vedo, ma quel pallino rosso là in lontananza. Sì, è quello lì. Non andiamoci allora. Entriamo nelle altre stanze invece, venite con me. Tipo, per esempio, qui, no, qui ci siamo già andati. Beh, allora, qualcuno deve avere il cervello. Aia, io sono incastrato! Ecco, venite, venite, venite. Oh, Lion, sta arrivando? Vi ho visto per un attimo, eravate tutti glitchati. Venite. Infatti non capivo perché non potevo camminare. Ok, okay, andiamo allora, insieme. Questa cosa potrebbe causare dei problemi. Però è chiuso. Ok, allora venite con me. Ok, venite con me. Non sta arrivando, vero? Non sta arrivando. Però okay, qual è il problema? Possiamo ancora andarcene, dice qui, attenzione. Non abbiamo nessuna chiave e non possiamo aprire nessuna porta tranne queste porte inutili che ci sono qui. Però magari qui dentro c'è una chiave per aprire un'altra delle porte, no? Qua non c'è nulla.
Non c'era nulla, va bene. Magari dobbiamo andare dove è lei adesso. Ci vogliamo dividere un attimo? No, che qualcosa ti chiama. Oddio, ho paura. No, insieme no, cioè divisi no. Io ti ho perso, però per quello l'ho detto. Non so dove sei. Allora va bene, dividiamoci un pochino. Ok, a dopo. Ah, ecco, sei eri qua comunque, ti vedo. Ah, ciao, siamo amico, ricongiunti insieme noi due. Oh, ho trovato una pagina. No, perché l'hai presa? Prendi questa, prendilo. Liona, mi son persa. No, allora, uno alla volta. Cico, perché non dovevo prendere questa? Perché bisogna prima trovarne un paio e poi prenderle insieme. Perché adesso quella lì si sgrifa tutta, è tutta arrabbiata. Ho capito. Parte così e non può entrare. Lei vero? Ha questa caratteristica di ingrifarsi come una grifona. Oh, una bella chiave. Una chiave. La Hallway B, Cico, Hallway B. Ok, Hallway B, adesso la trovo io, tranquillo. Andiamo. Ok, cerchiamo questa Hallway B. Magari questa qua avanti. No. Amici, ok, fermi. Abbiamo una situazione. No, dovete stare fermi. C'è una situazione di stallo. Allora, lei è bloccata dietro la colonna, ma voi siete bloccati qua. Io sono bloccato qui, mannaggia. Ok, non saltate. Allora, fermi, possiamo ragionarla questa cosa. Allora, Anna, stai ferma. Allora, fermi. Allora, adesso, dove dobbiamo andare? Dobbiamo correre di qua, giusto? Approfittiamo che lei è buggata. Stai buona. Allora, ma noi siamo bloccati! Perché infatti, quando voi vi sbuggate, anche lei si sbugga. Quindi, se adesso noi corriamo da una parte, però decidiamo da quale dobbiamo parte capire, corriamo. Dov'è l'Hallway B? Così andiamo direttamente Cico, là, no? Dov'è l'Hallway B? Ok, uomo, secondo me è lì dritto dove sto guardando. Ma non c'è sono lei. Sicuro perché... Non vedo niente. Allora, uomo, andiamo di qua, lì. Va bene? Di qua dove sto andando io, mi vedete qua? Va bene. Ok, pronti? Vai! Sì. Vai! Vai, non so se qui è l'Hallway B, Non era in caffetteria! No! Ok, entra di no, fermi, è buggata di nuovo. Anche voi. Ma cos'è sto problema? Ci sta Ok, prego. Allora corriamole accanto, va bene? Pronti, via! Via! Switchatela! No! Ma perché sempre spina? Ma vedi una porta a sinistra? Perché dobbiamo andare addosso a lei? Cioè, l'unica che io non voglio che mi muoia è Anna, ed è l'unica che mi è morta. Corri, io la posso salvare, ad Anna! Aspettate! Fermi, le passo a fianco come un vero malandrino! Anna, che malandrino figo! Tu ti devi salvare da sola, quindi, però, devi andare in giro da sola, va bene? Io ti salvo, ma tu devi andare in giro da sola, capito? Come la salvo, Cico? Non la so fare! Uomo, clicca la dosa col medkit! Ok, ferma! Ferma! Oh, mi stai curando! Ti sto salvando, stai tranquilla! Sei nelle mani migliori del medico supremo! Oh, grazie! Ok, adesso, scappa perché lei è di qua, Non ti... Non ti perdere! Ok, lancia Lady, Suka! Corri! Sto correndo lì! Dai, non vi fermate! La chiudo! Lei sa aprire le porte? Sì, assolutamente! No! Cico, un medikit. No, oddio. No, Lion, lo sto cercando di brutto, Lion. Tranquillo, non te bene, ti salvo io, uomo. Moriamo, ma proprio spadellato bene. Non dovevi usarlo per Anna. Me, dovevi tenerlo per te stesso. Non mi pento di niente, non mannaggia, mi pento di niente. Ciao, è veramente complicato. L'ho trovato, ma c'è lei dietro di me. No, Alex, non ti fare. Ok, arrivo da te. Sono nel corridoio, Alex. Mi sono dietro di Cico. No, c'è la lancia Lady, non fermarti! Cico, toglimela, Cico, maledetto, vai a curarlo! Cico! Alex, sei inutile, mio Dio! Alex, fai qualcosa! Alex, salvami! Salvami, col destro! Salvami! Inutile, maledetto! Non ce la faccio! Non ti sto provando a toccare! Ma sei sdraiato, ma cosa ci fa? Salvami! No, sto usando su di me, Manu! Che stupido sei! Ciao, ci posso credere. Vieni qua, fatti toccare. Ma salvami! Ok, la situa è sotto totale controllo, nel senso che stiamo proprio sul pezzo. Alex uomo, è morto, aspetta, però. Che controllo hai? Va bene! Ce l'hai il medkit, uomo? Ce l'ho un medkit. Anna, tu ce l'hai uno? Pure io. Attenzione! Non ti preoccupare, oddio! Attenti, da voi! La giga Pansus! Da me, oddio! Resistine, ho trovato anche un'altra chiave. Chiave delle scale. Potete aprire anche voi, che credo che ce l'abbiamo tutti quando buonissimo. La prendo. Buonissimo! Ma mia Lion, io sto tenendo la Lunch Lady, però tu corri. Abbiamo tre libricini, ragazzi. No, senti, ma arrabbiatissima, sei tra di tre. È ingrifata come poche cose. Lion, questa si ci stura di brutto se ci prende. Cico, ti vedo, siamo insieme. Lion, vai via! No, vai cosa via! C'è? Cosa c'è? È da me, vai via, che ce l'ho io. Ma magari queste sono le stesse. No, questa è la Gym Key. Oh mio Dio, oh mio Dio. Brutta vecchia. Ma qua c'erano altre porte chiuse comunque. Magari è di qua, quella delle scale. Ok, allora io sto correndo, Cico. Non so se ce l'ho dietro io, ma c'è quel sfigato di Alex qui. Non ho intenzione di salvarlo. Non sono utile. Lo ti beggo.
No, no, ho preso Cico. Mamma mia, è complicato, però tranquillo, posso ritornare. Va bene, Anna, tu cercami altre cose, altre chiavi, qualsiasi va cosa bene, trovi. Va bene, ci provo, ma siamo nella stessa zona adesso, però qua ci sono le chiavi, le scale non si aprono. Dobbiamo trovare la chiave del, dobbiamo trovare la porta delle staircase, che dovrebbero essere queste qua. Era quella, però quella mi sa che è un'altra porta, ci sono due scalinate. Questa è caffetteria, Anna. Cico, dove sono le staircase? Questa è qua accanto, Lion. Questa? Sì. Sto guardando ovunque, uomo. Ok, le dovevi aprire prima tu. Ho trovato un altro medikit, Anna. Prendilo tu, siamo io e te. Ok, lo prendo. Non usarlo su... Ho trovato staircase, bro, fratello mio. Torna da me. Ok, ok, ok. Cos'hai trovato? Le scale, ci siamo le già nelle scale, non ti preoccupare. Cico! Ah, ce ne sono altre, queste. Mamma no, mia, che fastidioso che sei. Mannaggia, perché c'ho la, qui la tizia molto bella su di me, per quello mi ha distratto. Ho capito, ma se ti stai facendo fare le porcate, non è che ce lo devi dire. Cioè, cosa stai dicendo? No, non ce lo dire, no. Questa cosa non la volevo sapere per niente. Ma ci preparare il pranzo, ti scusa, ti posso no? dare un'info molto utile. Sì. La donnona se n'è andata e sta cercando te, perché vuole avere te. È salita su, mi sa. Allora, io sto qui in questa aula gigante. Anna, io non so dove sei, ma anche Cico ha preso un medikit e può tornare in vita, quindi. Assolutamente, siamo tutti uniti quasi. Com'è che Alex fa così schifo, scusatemi? Io sono morto, non posso prendere i medikit in metà da morto. Invece sì, guarda che sei proprio inutile, guarda che schifo che fa. No, veramente schifo. Mamma mia, che schifo di persona che sei. Oh, ma secondo te, tu, né in una giungla, quanto sopravviveresti prima di essere... Io? Un mezzo minuto, poi vengo mangiato da qualcosa. Da un gorilla. Sono nell'aula di musica, c'è una chiave. Prendila, 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 da tutti, prendila, 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 prendila. Ok, ce l'ho. Chiave della palestra. Non so se la dà a tutti, sai. E io invece non ho... penso solo a te, sai. Io ho la chiave del principal office. Oh, ho visto dov'è l'ufficio del principale. Ok, allora tu, Anna, devi aprire la chiave della palestra, però. E io devo aprire la chiave del principal. Dov'è però se... la palestra? È nel piano di sotto. Ci sono io a fianco. Ma ho dietro la donnona che ce l'ha con me di nuovo. Oddio, io sento un battito strano, però. Anch'io uomo, io sono al primo piano all'inizio. Mi sa che non sono venire. Io che striscio il battito strano. Ma che schifo. Ma ho trovato una pagina. Che faccio? Prendi, 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 prendi. Presa, prendi. Uomo, io c'ho la donnona dietro. Ne abbiamo 5 di pagine, raga. Stiamo andando benissimo. Alex, tu sei astro utile in questa missione. Veramente, cioè, incredibile. Grazie, dai, io sto dando un po' di supporto morale. Ci provo almeno. Volevo dire che sei totalmente inutile. Ero sarcastico. No. Magari se riesci a rialzarti, sai, in questo stesso se secolo. Se trovo un medikit mi rialzerò. Potrebbe giuro. Essere che magari fai una cosa utile per il gruppo. Ma forse, ma probabilmente adesso no. Lo trovo, non ti preoccupare. Non ho voglia di essere utile. Lion, io sono scesa al piano di sotto, però c'è la donnona. Io vorrei provare ad aprire la palestra. È su di me la donnona, Anna, devi correrne. Allora, io volevo aprire la stanza del principal. Se tu sapevi dov'è, Anna, volevo la tua guida. Di sopra. Di sopra, io sono di sopra, però... Allora aspetta che sto salendo di nuovo, ti ci porto. Ma a meno che non l'ho già aperto e non me ne sono reso conto, perché qui c'è no, una stanza. No, te ne rendi conto perché è una porta isolata dalle altre. Aspetta, sto salendo. Ma c'erano tipo due piante e due bandiere americane a fianco? Sì, forse. Questa qui l'ho sì, aperta. Sì, è quella. Ok, l'ho aperta, c'era una pagina, fatto, finito. Vai, scendi di nuovo, aprimi la palestra. Ci ma io ho la paura che c'è la donnona. Uomo, allora la donnona è su di me. Aspetta. Ed è a fianco alla palestra, è per forza lì. Alex, io non ti dovrei aiutare, perché veramente non meriti nulla. Ma hai mai visto che sto strisciando in giro? Eccomi, dai, ciao! Guarda, qui per terra c'è un medikit. Oddio, grazie! Io sono tentato di aprirlo e sputarci dentro e rendertelo inutilizzabile, perché lo meriti. Però, supplicami, non lo farò. Ho strisciato, dai, ti prego, dammi, fammelo avere, voglio essere utile anch'io un pochettino. Al massimo vengo ripreso dalla cosa, meglio io che voi. Ho aperto la palestra! Va bene, uomo, Alex. Devi correrne, perché ce l'ho sempre dietro ed è sempre qui vicino. Dai, prenditi il medikit, sfigato. No, dai, non me lo prende. Ma che schifo. Ah, Cico, fa schifo sto no, qua. No, ma allora, Alex, vabbè, renditi utile subito. Vabbè, ci culo io e poi me lo prendo poi io. Poi prendi tu, ok, perfetto. Mamma mia, o se sei inutile. Grazie, ma... dai, io non vorrei abbracciarti in questo momento. Guarda, dai, tieniti io ti prego, gli abbracci. Fai presto. Tieniteli per te. Allora, ho trovato anche un medikit, così troppo venire a prendere. Ok, aspetta. Vedo la nonna, è super ingrifata. No, uomo, è su di me. Ok, ok, perfetto. Ok, qua dietro negli armadietti c'è un altro medikit. Ah, io ce l'ho, qua. Ce l'ho, tranquillo. Ma ascolti le cose! Per non favore! Sono, scappa! La palestra, mi devi dire dov'è, la palestra! È qua, vai, naviga! Anna! Ci sono altre pagine! Oh! Non lo so dov'è, io ho aperto questa porta e basta! Uomo, quella in cui sei adesso è la palestra. È questa sei la palestra! Dentro. Sì, ma Anna stava biascicando, lo sta fa ancora! Au! Oh, io te l'ho detto 3 volte. Ho aperto la palestra. Sei nella palestra. E tu dov'è la palestra? E poi mi hai portato a prendere il medikit che ho.
Perché non senti nulla? Allora ragazzi, allora, scema! La donnona è su di me, non dovete essere preoccupati. Io dovrei essere preoccupato. Quindi voi calmatevi che la donnona tanto vuole agguantare me. Dobbiamo trovare la chiave della caffetteria. Dai, quella che ci manca. No, perché sei inutile, aspetta di dire cose. Già è tanto che sei vivo, sì. No. Diciamolo, perché è vero, già è tanto che sei in piedi. Schifoso. Ecco. Oh, allora, Anna, dove è il tesoro della palestra? Perché siamo entrati qui. Ma che cavolo ne so io? Ah, prima di me. Oh, che fastidio, adesso divento la lancelletti e ti ammazzo, ti giuro. Ma scusami, che cavolo di domande fai? C'è puzza di sudore qua dentro. Non c'è nulla qua. Ed è Alex, c'è una probabilmente. Porta nell'angolo. Tua madre c'è nell'angolo. Allora, vai a vedere, qua ci sono le docce. È un tavolino. E i cessi, è pieno di cessi. Ma una chiave, una pagina, un qualcosa, non c'è nulla in questa zona. Chico, ma tu sei vivo, scusa? Io uomo sto correndo, ti prego, posso saltarmene da qui? E la luce non ce l'ho tolto all'infinito con la lancelletta mi vuole guardare. Ma la stai super distraendo, stai essendo veramente bravissimo, guarda. Grazie mille uomo, allora continuerò di brutto. Ma nessuno meglio di lui che fa sta cosa. In questo tuo incarico sei... Ma qui c'era una pagina, ma siete scemi? No, Anna, mi sta dando fastidio, Chico, dille qualcosa e stare zitta. No, Anna, allora guarda che se fai così continui, fai la tu quella prendere? Che distrae. Sì, ecco, la puoi prendere. Ma prendi il pallone. Ce ne abbiamo 6 su 10, sono tantissime. Sta tirando i salami dietro, mi sta tirando tutto. Brutta maiala la lunch lady, una porchettona, una cinghialona. Falla al coticone, la tocchi tutta. Ma che stai a dire? Smettila! Allora, cerchiamo. Qua credo di aver preso tutto, non c'era altro. Io non ho trovato altro. No, Alex. Andiamo di sopra, ma io neanche ho trovato nulla qua e non c'è nulla. Ma ragazzi, come serve una chiave perché non abbiamo visto tutto. Ma Alex ha fatto qualcosa in tutto il tempo? No, in realtà no, non ho trovato nulla, ma sono veramente inutile. È schifo, ma perché ce lo portiamo appresso? Ma vai a farti... Ma lo vuoi tu, Lario? Vai a incontrare la lancelletti così, ti spaventi no, e urli. No, dai, mi uccide dopo. È l'unica cosa che sei buono a fare, almeno, insomma, urlare, non sai fare altro. Ascoltami, ma tu di sopra hai controllato tutte le aule? Alex ha preso un medikit. Sì, l'avevo trovato là, era da solo là. Io se lo usi, non ti permettere di usarlo su te stesso. Me lo tengo e basta. Quello è per me, sicuramente. Per le emergenze. Raga, io credo di essere entrato dappertutto. Di sopra pure, di sopra. Perché di sopra ci sono un botto di aule. Allora, le chiavi che abbiamo preso. Chico, abbiamo tutte le chiavi? Secondo te o ce n'è altre? Penso proprio di... Non lo so, il secondo piano. No, manca quella della mensa. Ma perché lo fai? Vai via. Ok, la mensa credo sia la sua zona finale. Tipo il top... Boh. Ci sono 4 pagine nella mensa. Mi sembrano è troppe. È top suprema la mensa. Scappa. Ok, qualcuno che ha qualche idea? Perché sono un e po' disperato. E in più ci dovrebbe essere anche un'altra chiave, che è la chiave dell'altra scalinata. Caffetteria si chiama la mensa. C'è un altro medikit per terra. Chiave caffetteria. Dobbiamo trovare chiave caffetteria. E qua non c'è la chiave. Io sto cercando dappertutto. Tranquillo, è ingrifatta dietro di me. Ma non può avermi. Ok, meno male. Adesso forse ce l'ha con me. Non può bramarmi più lei. Io sono sfuggito dalle sue grinfie bramose. Ok, allora, siamo alla grande. Abbiamo finalmente la chiave della caffetteria. Siamo tutti vivi, più o meno. Anna, sei viva anche tu? Lion, non ti preoccupare, però lei sta lasciando adesso la palestra. Sta venendo da voi, quindi uomo, occhio. Ce l'ho io di nuovo, uomo, devi correre. Allora io sono in caffetteria. Ma ho in fretta, aperto la porta. Adesso dobbiamo trovare, o devo trovare, perché mi sa che sono rimasto un po' solo. No, io. Ci sarà anch'io qua con te, sono utile ottimo. Più o meno. Ottimo, allora non mi aprire le porte che poi non capisco che cosa è aperto e che cosa è chiuso e tu non servi a niente. Ho trovato sul tavolo della caffetteria un libro, lo prendo? Ok, siamo a 8 di 10, quanto perfetto. Sei inutile Alex, mamma mia. Sì. Ma perché sei tu con me? Io non ti voglio con me, te ne devi andare. Non ti preoccupare, sto arrivando anch'io. Brutto, frignone, inutile che non sei altro, guarda. È vero, frigno molto. Guarda che schifo. Ne mancano due uomo, ti prego. Questa cucina è, guarda qui, guarda qui, che schifo. Cos'è? I budelli cucina sta. No, usciamo. Guarda qui. Lion sta arrivando in cucina. Lion, questa si è arrabbiata. Si è arrabbiata di brutto. Lion, si è arrabbiata con voi. Aspetta, tranquilli. Devo trovare perché secondo me c'è qualcosa qui dentro. Non è possibile che tutti sti budelli, tutte ste robe siano inutili. Mi lancia il salame, uomo. Mi lancia il salame. Oddio. Ti lancia il salame. Scappa, my friend. Scappa dal salame. Oddio, mi ha salamato. La salamoia pazza. Ti ha salamato del tutto. Salvati. Sì. Di quello che mi salvo, Lion. Anna, tu sei viva o sei morta? Sì, non ti preoccupare, sono viva, sono nella mensa, sto frugando sui tavoli della mensa. Ok, quindi siamo tutti qua. Mancano due pagine, ma dove sono? Sta mensa mi sembra un po' inutile però. Alex, guarda lì in mezzo alla carne, perché mi sembra troppo strano. Sì, infatti dovrebbe esserci qualcosa in cucina almeno. Neanche qui, non c'è...
c'è niente. Dai uomo, cercate bene, sicuramente c'è una paginetta. Una pagina c'era, l'abbiamo presa. Però solo ce ne mancano due, solo una. Infatti è strano, non è che c'è un'altra via, un'altra strada. Qua dentro la cucina mi sembra proprio che non ci sia nient'altro. E ma la non signorina è possibile, ci mancano cose. Ci sta fregando, due pagine mancanti. Se non ci riusciamo io potrei arrabbiarmi. Potrei essere veramente arrabbiato. Qua non c'è niente, dai, non sto controllando molto e non c'è ma nulla. Ma che schifo sta cucina però, eh. Eh no, concordo. Concordo, c'è un bulbo de schifo. Ho però paura, Lion, secondo me sta arrivando. No, dai, no, non no, c'è neanche una cosa, dai. Nient'altro. E quindi ci siamo persi. Ci siamo persi qualcosa. Da uomo, non perderti d'animo. Sicuramente la troveremo da qualche parte, in qualche angolo. Mi perdo un po' d'animo. Perché chiavi non ce n'è altre. Abbiamo aperto tutto quanto e abbiamo guardato molto. Dobbiamo bene. Ricontrollare tutte le zone. Ma abbiamo esatto. controllato quante volte. Siamo stati minuziosi. Non ci siamo persi, secondo me, niente. E che manchino due pagine. Una poteva anche starci. Ma due ma pagine ma due sono troppe. Vorrei che la signorina se le fosse nascoste nella giarrettiera queste due pagine. No, no, mio Dio. Lo fa. Lei ama fare queste cose. Tra di noi solo Alex ha la passione di infilare le mani. No, non infilo niente. Alex io, deve controllare per forza. Alex, infila le mani nella giarrettiera delle persone vado anziane. Vado a vedere. Forza. Vedi un po', controlla se c'è qualche spicciolo che ti piace a te. Magari qualche caramella un po' succhiata, no? Vediamo anche se c'è qualche pagina. Ne ho trovato un'altra, era di sotto. Dai, ne manca una. Quindi ci siamo persi qualcosa. Siamo stupidi però, ma ragazzi, siamo veramente dei cretini. Allora veramente molto. Scusatemi, allora continuiamo nelle a cercare. Nelle aule, di solito, dietro la cattedra c'è un tavolino piccolo. Lì sopra sono. Ah, capisco. Magari tipo ti sfugge perché essendo un tavolino piccolo non lo guardi. Capisco. Sto controllando dai, anch'io. Dai uomo, ti prego, ne manca una. Ti supplico, trovala da qualche parte. Io sono tipo infermeria, cerco di controllare qua. Chico, tu c'hai la lunch lady appresso ancora? Assolutamente sì, tu vai tranquillo. Dai, ho trovato l'ultima cosa, faccio, la prendo. Ma sì, ma certo, ma ecco, certo. Ma 10 pagine per una volta. Dobbiamo andare alla fine, all'uscita, all'uscita. Ok, io non ho idea di quale sia l'uscita però, my friend. Quindi forse questa. Quella da dove siamo entrati all'inizio, le porte rosse. No, questa è la mensa. Però ci sono. Voi, okay, voi. Qua. Qui, Lion, qui. Chico, dove sei, my friend? Anche tu devi scappare. Sto arrivando, uomo, aspettami un attimo che arrivo subito. Non c'è lei niente, cosa faccio? La blocco, infilo le cose, che devo fare? No, tranquillo, arriverà Chico prima. Eccomi, uomo, arrivo. Corri. Ce l'hai dietro, tutta rimpata. Sta tirando fuori le mutande. L'ancelletti, oddio che schifo. Vai, tutti qua. Ok? Fuga. Siamo salvati? Scappati? Fuga? Sì. Siamo fatta? You escaped. La prima volta che abbiamo giocato questo gioco non eravamo riusciti a scappare, ma questa volta ce l'abbiamo fatta. Troppo e forti, abbiamo vai. Truffato quella bella bordona della Lunch Lady. Bene, grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo. Lion out. Ciao.